collaborazione con Alice Molino e grazie all'ospitalità del Castello dal Contris della famiglia Vitalizzi, ha il piacere di presentare questa serata che abbiamo appunto voluto intitolare Il mare color delfino. Andiamo ad analizzare il colore, un colore tipico del grillo, queste nuance paglierine con riflessi verdolini che danno grande tonalità e grande vivacità ad un colore. Un'idea che un po' con Alice abbiamo coltivato sin da subito e soprattutto che è nata durante i momenti di quarantena, quando da una passione diversa, ma che poi alla fine è stata comune, lei per la letteratura, la poesia, la lettura, e io per il vino e per tutto ciò che ruota attorno ad esso, abbiamo iniziato via social a parlare di questa enoletteratura. Attraverso letture, attraverso passi, attraverso queste giuste comparazioni e ci siamo trovati subito in sintonia nella condivisione di queste idee. Da qui poi l'idea di concretizzarlo in forma reale proponendo questo primo aperitivo enoletterario. Alice, oggi un piccolo sogno che si avvera. Finalmente con Gioele abbiamo, come ha detto lui precedentemente, abbiamo concretizzato quello che erano semplicemente delle dirette su Instagram. Adesso invece è il primo aperitivo enoletterario e abbiamo deciso di omaggiare non solo il mare, quindi come tema principale, ma anche il nostro mare, i nostri autori, quindi la Sicilia. Cosa dire? Siamo molto contenti del risultato, nel senso dell'entusiasmo delle persone con cui hanno partecipato. Ci saranno altre serate in quest'estate che qui è solo all'inizio? Sì, in effetti la programmazione di Ice Taormina è molto ricca e variegata. Si parla già di una prossima degustazione nel chiostro del convento agostiniano di Forza d'Agro alla fine del mese, ma la cosa più bella, come diceva Alice, è il fatto che noi stasera, realizzando un piccolo sogno, abbiamo anche raccontato tre territori da vino diversi: Mozia, nel nostro ambito di casa nostra, la Gallura, Sardegna e poi il Salento, attraverso tre vini che un po' vogliono sintetizzare il tema della serata, il mare color del vino. Quindi da questa citazione omerica siamo arrivati ai giorni nostri, proponendo dei vini che un po' volevano essere la summa di questa situazione enoletteraria che attraverso il contributo plurale di tutti è stato appunto reso protagonista.